Ah, questa è complimenti per la trasmissione, qui è il vostro Piero Chiambretti, scusate, cioè c'ho la tosse ma anche il fumo non scherza, diciamo che vi saluta e vi augura una buona serata e anche un buon appetito. Vi parlo dalla meravigliosa suite del Grand Hotel di Fano che ho acquistato questa mattina personalmente permutando la macchina di mio figlio Patata. Credo di aver fatto anche questa sera un grosso affare. Prima di cominciare questa ultima puntata che ci vede protagonisti delle Marche, vorrei comunicarvi alcuni telex che ci sono arrivati questa mattina dall'uomo computer Stefano Balassone, il quale ci informa che ieri, nonostante l'indice d'ascolto che è stato molto alto, alcuni tra di voi ci hanno abbandonato. Perché? Perché? Mi chiedo io, e sappiamo anche chi sono. Sono esattamente 700 donne sotto al 1,60 m, 200 basette, 120 atleti olimpionici e un migliaio tra cani e gatti. Non fatelo mai più, sennò l'uomo computer si taglia i cavi. Bene, detto questo, io direi che possiamo immediatamente andare a vedere quello che è successo nel simpaticissimo mercato di Fano di questa mattina. Chiederei al cavalier Girotto, mentre io prendo il mezzo in dotazione, che era ovviamente anche nel preventivo dell'acquisto dell'albergo, e vado direttamente a casa dei signori che vedete fra poco. Quindi, cavalier Girotto, vai col pizzone, ci vediamo fra 3 minuti e 35, grazie, vai col pizzone che io vado, anzi vengo, scusate. Scusi, mi scusi se la disturbo, siamo della RAI, Radio Televisione Italiana, Rete 3. Si sente. Si sente, eh? Ecco, si sente da cosa? Dopo quasi due anni che è morto Claudio Villa, non ho fatto ancora uno special per televisione. Muore un cantante straniero, un attore straniero che non dice niente, fanno subito vedere gli special durante le settimane. Bene, a chi devo suonare? A chi deve suonare? A suonare per aprire, per suonare. Ah, va piano, perché chi deve no, suonare? No, che suonare, no, campanello. Suonare il campanello. No, che te devo d'accordo. Suona a te al finello. Appunto, dico, chi deve suonare il campanello? Il campanello. C'è il nome di chi abita lì? C'è solo quel nome lì? Enrico Musiani, Umberto Marcato, Giorgio Consolini, cantanti italiani. E non Sciarpi, no, e non Sciarpi, Mango, che si presentano cantando una canzone in assetto dal Vietnam. Quei mandi a cantare in Africa, non c'è la guerra. Vuole mettere proprio la bomba lì? Entra e può farla sparare, quanciano tutti. Ma poi esplode tutto? Tutto. È proprio fatta così lei? Sì, faria proprio a quella maniera lì. Sì. Signora, non faccia così. Sei un amore. Ancora di più. Ancora di più, Piero, ti aspettavamo stasera. Ieri sera, ieri, tutte le sere noi ti ascoltiamo. Grazie, mamma. Possiamo venire a casa sua stasera? Grazie. Perché lei non ho tempo. È sposata? No. Signorina? Sì. E allora potrebbe essere la grande occasione della mia vita. Troviamoci a casa sua. No, non posso. Facciamo la doccia insieme. Non ho tempo. Ecco, se io venissi a casa sua per mezz'ora? Non ti voglio. Io voglio un uomo bello, fresco, vivo. È come il pesce lo vuole. Ma che bella signora. Grazie per il complimento. È sposata? Sì. Che peccato, cioè io voglio dire. Ma io. È sposato con lui? La posso anche vendere? Sì. Per 10 cammelli? No, le davano 20 in Tunisia. Se è vero. Se è vero sì. Se è falso? No. No, perché tante tu bugie, tu stupide. Tutte stupidate? Tutte bugie. Possiamo venire a casa sua no. Per dimostrare? No. Se porto una bomba? Sì. Tutta quella gente, di cosa c'è? Stiamo parlando di sport. Ah. Ci dica la sua. Ah, io non me ne intendo dello sport. Di cosa si intende? Di donne? Di donne, bravo, ecco. Senza denti. Quante ne ha? Oh, molto, 80. 80 donne? Sì. Dove le tiene? Sotto il letto. Io sono imbarazzatissimo perché imbarazzato? Sì, in questo momento sì, non so ci pensi. Potrebbe venirmi in mente. Quando è che ve lo devo dire? Me lo deve dire, guardi, adesso. Subito. Lei può venire a casa mia dopo che io sono stato a casa sua. Però io abito lontano, stasera lei venga, io vengo a casa sua, poi lei viene a casa mia. C'ho da fare, stasera vado a cena fuori. Ho capito, perché era veramente una simpatica serata. Cioè potrei anche in fondo. Sì, ma vede, fatto su due piedi così. Ci vuole pensare quattro piedi? No, dicevo. Ecco, sono mille gambe. Sono della Rai 3, sì. Non so se lei ha visto mai il nostro programma. Qualche volta, sì. Bene, senta signora, stiamo cercando disperatamente la famiglia che ci ospiti questa sera. Signora. E non avete trovato ancora nessuno? Non abbiamo ancora trovato nessuno come lei. Allora io le chiedo. Non lo so. Lei ci pensi? Sì. Ci pensi? Lei ha
12 ore di tempo da questo momento. E cosa dovrei fare? Dovrebbe aprirci la porta e giocare con noi. Per aprire la porta non ci vuole mica tanto. Sì. Giocare lo stesso, facciamo di sì. Allora diciamo di sì? Benissimo, allora possiamo venire da lei questa sera? Lei si mette il fiocco? Se vuole che lo metto. Se lo metto, lo metto sì, anch'io. Fino a maggio, perché ho l'artrosi cervicale e mi dà fastidio, la tengo sempre. Benissimo, allora va bene. Allora se mi dici l'indirizzo, il nome e il cognome, noi veniamo. Vieni Marta, via sì. Luciano Manara, 19. Eccolo, arrivo. Scusate, sono un po' in ritardo, ma c'era un cavalcavia. Non sono De Zano, sono sempre io. Eccomi, allora scusate se posteggio. Ecco, ecco qua, benissimo. Cari amici, benvenuti, siamo in via Manara numero 19 qui a Fano e si sta veramente bene, non fa neanche freddo. Questo è il portone, questo è il numero, questa è la casella postale. Allora, dunque, devo un attimino suonare e suono qui, c'è solo questo campanello, quindi sono obbligato, ostetrica Nardini Marta, che dovrebbe essere forse quella signora, e poi Casablanca Ettore deve essere il marito. Io suono, non c'è il citofono, speriamo che venga fuori qualcuno. Le paste di Voglino, aspetta un momento. C'è qualcuno? Qui è la RAI! Speriamo bene, amici, siete in diretta con Signora! Mi riconosce? Sono io, signora, senta, ho citofonato qui, ma non ha risposto nessuno! Senta, ci riconosciamo dalla fascia! Va bene! Apra la porta, per carità! Ecco, allora, noi entriamo e ci vediamo fra qualche istante. Tu, Bingo, preparati. Perché io entro, ma tu invece no, anzi, non devo chiudere la porta, se no non apriamo mai più. Gerotto, manda questa sigla, che io corro, vado! Ci siamo! Pensavate che io ero già qua, invece no, ho aspettato Bingo, perché sono un gentiluomo. Eccoci qua. Dunque, questa è la porta che ci divide dalla famiglia che ci ospiterà questa sera per l'ultima puntata delle Marche. Chi si cela dietro questa porta di legno e noce? Vediamo un po'. Bisogna suonare. Non c'è il campanello però. Va bene. Aprite questo Ah! È aperto. Buonasera. Buonasera. Alleluia. Siamo la RAI. Dica. Ecco, dica, come dica, siamo alla RAI, dica bene, benvenuti. Benvenuti, questi gliele manda il dottor Voglino, grazie. Pasticcere laziale. Grazie. Buonasera anche lei signora, vengo subito, devo parlare un po' con questo signore. Ecco, senta, lei dovrebbe a questo punto rilasciare una dichiarazione a proposito dei pasticcini, sono buonissimi, veramente. Benissimo, li mangiano tutti. Ecco, questi qui vanno perfettamente bene con l'olio Fiat. Ecco, tenga un attimo, signore, tenga qua, perché io questo qui è un microfono, perché come vuole la nostra trasmissione, non so se lei l'ha mai vista, sì, è arrivato un momento piuttosto particolare, topico direi, perché è il momento del domandone. Se lei risponde esattamente al domandone potrà partecipare, altrimenti mi spiace, dovremmo ora parla zero. Allora, attenzione, vediamo un pochino che cosa hanno preparato i nostri uomini per lei. Stia rilassato, stia calmo, la vedo un po' nervoso. No. È un po' nervoso? No. È un po' nervoso? Sì. Esatto! Benissimo, allora attenzione, si tenga bene il microfono vicino alla bocca, oppure anche vicino all'orecchio. Da che parte parla lei? Dalla bocca? Da tutte le parti. Esatto! Allora attenzione. Vediamo un attimo, lei ha un minuto di tempo per dirmi come si chiama sicuro, quanto vuole dare, un paio di scarpe solo, se andasse a pizzeria, peperonata. Attenzione. Come si chiama? Ettore. Cognome? Casabianca. Esatto! È sicuro? Sì. Esatto! Quante volte in un anno dice la parola esatto? Sempre. Esatto! Quante paia di scarpe riesce a indossare in un colpo solo? Nel calcolo sono comprese le pinne. Due. No! Tre. No! Quattro. No! Dieci. No! Cinque. Esatto! Se andasse in pizzeria con una giovane coppia di pinguini, chi pagherebbe? Il pinguino? No! Io. Esatto! 10 nomi di cose che ha mangiato negli ultimi 10 anni e che non ha mai digerito, esclusa la peperonata. Pesce. No! Carne. Esatto! Verdura. Esatto! No! Non so che cosa dire. No!
Dica le lettere dell'alfabeto, dica le lettere dell'alfabeto. A. A. Esatto. B. Esatto. C. Esatto. L. Esatto. Lei L. è pazzo. No. Esatto, possiamo entrare, benissimo. Possiamo entrare, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Mamma mia, che fatica. Buonasera signora. Buonasera, scusate, buonasera. Chi è quest'uomo che ha aperto la porta? Mio marito. Bene, bene. Se l'è scelto proprio tra i migliori. Questi gliele manda il dottor Voglino. Grazie. Però le mangiamo tutte con la carta dopo la fine va della bene, trasmissione. Benissimo, va bene. Salve, noi siamo qua. Allora, dunque, siamo solo noi? No, ci sono altre persone, di cui le mie sorelle. Vogliamo andarle a vedere le sorelle? No. Benissimo, prego. Mi prendo la valigetta perché prego. È molto preziosa. Venga anche lei, che è casa sua. Bene, bene. Oh, dunque, vediamo un po'. Intanto cominciamo a scoprire un po' questa casa nuova di questa sera. Ecco, bisognerebbe abbassare il volume, se no divento idiota, grazie mille. Ecco, oh signora, siete veramente una bella famiglia. Vero? Ma siete proprio tanti. Ci picchia, c'è anche una ragazza, diciamo, di... No, dico la bambina, dico quella... Ragazza. Se la vede Gerotto, ecco appunto. Bene, allora, dunque, vogliamo fare un attimo gli onori di casa, signora? Sì. Ecco, se me li presenta uno per uno. Mia sorella Ivana. Sua sorella Ivana, molto piacere, lei si chiama Ivana. Ivana. Ecco, esatto. Mia sorella Anna. Signora Anna. Sì, Anna. Sorella della... Sì, sì, sorella. Della... Ecco, poi, la bambina? La bambina Elisa. Elisa, quanti anni hai, Elisa? 10. Vai a scuola? Sì. Sei sposata? No. Ecco, poi qui che abbiamo? Luisa. Luisella, hai fatto molto bene a venire, secondo me. La, sì, la trasmissione... anche secondo me. Anche secondo sì. me. Ecco, la trasmissione finisce l'otto e mezza, poi a lei. Sì. Benissimo, allora, poi, qui che abbiamo? La mamma di Ettore. La mamma di Ettore, chi è Ettore? Ah, Ettore lui, molto lieto, signora, ecco qua. Poi che abbiamo qui? Elena. Che sarebbe? Mia figlia. La figlia di Ettore. Sì. Quindi questa è tua nonna? Sì. E lei è sua nipote? Esatto. Perfetto. Poi, laggiù che abbiamo? Scusate se passo. Il marito? Il cognato della Marta, il marito dell'Ivana, Mario. Ah, Mario, il cognato dell'Ivana. E qui che abbiamo? Io sono la nipote della Marta, la figlia della sorella sì? dell'Ivana, ho Marinella. Capito. Molto bene, non ho capito, comunque non importa. Poi sì. L'amica della Marta, Anna. L'amica della Marta, sorella dell'Ettore? No. No, vabbè, è un'amica. E qui dietro che abbiamo? Silvana, un'amica di Marta. Un'amica di Marta, ma anche amica di? Di Anna e Marinella. Di Marinella e della nonna. Esatto, benissimo, ci siamo tutti. Ecco, ma questa che cos'è? Una suola? No, una bistecca. La bistecca. È strana, sta bistecca, è stranissima. Ve l'ha data la Rai questa? No, la Rai. Ce l'ha data la signora Marta. Meglio. Ci sono io, sono meglio veramente di tutti. Signora non rida. Ecco, allora attenzione. Vediamo un attimo di scoprire la casa, perché come vuole la trasmissione dobbiamo trovare il set. Allora io vado un attimo di là con la signora della fascia e poi magari torniamo. State allerte, mangiate la carne. Torno subito. Salve, quanti anni hai, scusa? 20. Benissimo, salve, scusate. Allora da che parte andiamo? Dunque, qua abbiamo già visto. Ecco, andiamo di qui, qua. Intanto ci siamo. Ecco, vieni bingo, bongo. Adesso arrivano. Sono rimasti ingrappati nella cotoletta. Scusate, bene, procediamo. Oh, la mia camera. Benissimo, molto carina questa camera. Adesso, ecco, entriamo un attimo. Venga, signora. Ecco, io vedo là dietro che c'è un uomo, o no? Sì, un uomo morto. Chi è quello, scusi? Cos'è questa roba? Un uomo morto. Possiamo vedere un attimo cosa c'è qui dietro, solo per capire. Cos'è sta roba? Un uomo morto. Un uomo morto. Si appendono i cappotti. Ah, ecco, no, pensavo fosse un amante, invece no. Bene. No, non lo nascondo mai dietro qua, eh. Dove lo nascondo? Devo nasconderlo dove non c'è mio marito, sotto il letto. Sotto il letto che non viene mai. Avete anche la sì. radio incorporata nel letto, questa è una sciccheria americana. Suon di musica. Quindi la mattina vi svegliate e avanti, benissimo. Sì. Bene, vediamo bene. Subito il telegiornale e le altre notizie. Al telegiornale nella radio. No, il giornale. Il giornale radio. Sì. Ah, ecco, sarebbe stato veramente forte. Bene, procediamo e andiamo a vedere le altre stanze. Mi scusi signor Ettore, eh? Prego. Dunque, da che parte andiamo? Dunque, qui c'è la stanza delle bambine. Prego, faccia strada, io non vorrei essere veramente un pochino sgarbato. La stanza delle bambine. Sì. Molto carina questa stanza. Qui stanno tutte e due. Sì. Ma io le ho viste tutte e due o una sì, sola? Elena e Elisa. Ah, Elena e Elisa, sì, sì, molto carina, molto grande, spaziosa con tutti i giochi. Bene, procediamo e poi cosa abbiamo? Prego, no, qui faccia il sempre. Il bagno? Non lo so se è da inquadrare o meno. Beh, comunque un bagno come tante case italiane. E poi abbiamo un'altra stanza laggiù sì. sulla sinistra, dov'è? Qui cosa c'è? Qui è il mio ambulatorio. Ah, l'ambulatorio? Ah, sì. ci picchia. Possiamo entrare un attimo? Come solo no? un attimo. Ecco qua. Ah, ecco, questa è la. Perché lei è un'ostetrica. Sì.
Quindi qui visita praticamente le sue pazienti? Sì, ecco, quando qua. Ancora non lavoravo in ospedale, adesso sono in ospedale e quindi... E quindi non viene più qui? Adesso no, qualcosina, ma roba da poco. Solo donne o anche uomini? No, solo donne. No, perché sa, con i tempi che corrono... Queste visite ginecologiche sono riservate alle donne, alle magari donne. Ci fosse qualche uomo, così le diamo un bel premio. Gli diamo un bel premio, diamo. Fatevi sotto uomini, venite qua. Benissimo, allora procediamo e andiamo anche da questa parte, ecco, vediamo, qui vedo tra l'altro anche delle fotografie. Signora, mi racconti un attimo subito questa foto, chi è questa? Questa è la mia bambina, la grande, sì. Ha 13 mesi, qui aveva 13 mesi, sì. Ed è il piumino della Cipria, cioè è rappresentata come piumino della Cipria perché ha vinto una mascherata di carnevale. Ah, quindi voi partecipate, sì, al carnevale e vestite, sì, i bambini? Sì. Ah, ho capito, avete vinto anche un premio, immagino. Sì, per 4 anni consecutivi. Sempre il primo? Sì. Complimenti. Prego. E allora stasera mi sa che ci sarà da divertirsi perché ci sono delle prove tra le buste, io lo so, sono abbastanza difficili, ma... Ah, ci picchia che lampada, quella è postmoderna, o no, o sbaglio? È postmoderna. Dove l'avete presa quella roba? È incredibile. Sembrano delle stecche da biliardo. Signor Ettore, cosa sono queste? Dove... È una lampada che è orientabile. Orientabile? Sì, ho capito. Non ne ho mai vista una del genere. Comunque, va bene. Funzionare? Vediamolo un attimo funzionare così. Sono curioso perché anche i nostri amici a casa amano, come dire, trovare in questi oggetti delle curiosità e anche delle idee per delle loro case. Ecco, il signor Ettore adesso, se prende la scossa, si trasforma in un eunuco. Ecco, vediamo un attimo. Ecco, ha preso la scossa. È saltato in aria. Ecco, bene. Meno male che noi abbiamo il nostro gruppo elettrogeno. Vabbè, non importa. Ma con tutte queste luci, per forza. Benissimo, va bene. Torniamo di là e andiamo invece a vedere. Io credo che la trasmissione la faremo qua, secondo me. Allora, io quasi chiamerei a raccolta tutta quanta la famiglia e così cominciamo di qua, va bene? Va bene. Allora, venite di qua. Tutti. Ecco, vai a chiamarli, venite di qua, non portate la carne, per carità. Salve, ecco, bene. Ecco, andiamo, è scattata la valvola. Ecco, prego, venite, dove ci mettiamo? Ci mettiamo tutti da quella parte. Va bene. Ecco, bene, io passo per primo. Ecco qua, molto bene. Allora... Oh, scusate, che spacco, questo è cristallo? Prego, sì. Prego, è cristallo, spero di non spaccarlo. Ecco, dunque, cari amici che siete qui convenuti, a questo punto è il momento della sigla. Difatti, mi può tenere un attimo, sì, il microfono? Perché in questa valigetta che mi è stata data dalla rete 3 Rai TV c'è il registratore. Dentro il registratore la sigla, è chiaro? Allora, adesso io vorrei qui la nonnina. Dov'è la nonnina? 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 Ecco che arriva. Nonnina, venga, che fa la valletta. Signora, venga qua. Nonnina, passi da questa parte, intanto mi tolgo la sciarpa. Nonnina, venga qua. Allora, la nonnina io me la tengo. Quando la signora dirà entrino i concorrenti, voi entrate e cominciamo. Va bene? Prego, uscite tutti, io mi tengo la nonnina. Nonnina, vuol tenere il microfono? Sì. Ecco, benissimo. Lei ha mai fatto la valletta nella sua vita? No. È la prima volta? Sì. C'è sempre una prima volta? Sì, c'è sempre una. Signora, posso chiederle quanti anni ha? Sì, 75. Complimenti, non li dimostra. Lo no. Sa che non li dimostra? Glielo giuro, non li dimostra. Allora, attenzione signora, quando vuole lo dica. Cosa devo dire? No, dovrebbe dire, entrino i concorrenti. Ah, entrano i concorrenti. Benissimo, arrivano i concorrenti, entra la figlia, la mamma, l'altra figlia, questa bella ragazza, questa sorpresa. Eccoli qua che arrivano uno dietro l'altro. Benissimo, stop. Perfetto. Sono arrivati e quindi possiamo cominciare con il gioco delle buste. Il gioco delle buste. Allora io vorrei qui i due sposi. Ettore, venga qua, non dorma. È sempre stato così, Ettore? Sì. Sempre stato così, è incredibile. No. Ecco qua, signor Ettore, si metta era qua. Era più svelto. Era più sveglio una volta. Meglio, sì. Invecchiando un po', battuto la testa. Ecco qua, la nonna la sa lunga. Allora, io faccio scegliere la nonnina. Dunque, dentro ogni busta ci sono 4 prove. Ogni prova vale 500.000 lire. Bisognerà superarle tutte e 4 per vincere 2 milioni, no? Se raddoppierete con un gioco che spiegherò fra qualche istante, vincerete 4 milioni. Sì. Quindi mi raccomando, scelga bene, signora. La 1, la 2, la 3? La 3. La 3. Allora Maria, vediamo un po', tenga il microfono, sì. Maria, ormai tanto lei è espertissima. Allora attenzione cari amici da casa, vediamo che cosa abbiamo preparato per questa famiglia. Lei non copi, dunque vediamo un po'. 1. Preparare 3 omelette farcite, una al prosciutto, una al formaggio e una a sorpresa. E questa è semplicissima, sì. No? Le omelette sono delle frittate. Sì, le frittate. E le frittate. Poi... Ah no, aspetta un attimo, devo dare il via io. Seconda prova, lucidare tutti i pavimenti della casa munito di straccio di lana, ramazza, guanti di gomma e grembiule. Gioco riservato al marito Ettore. Eccolo qua. Non lo fa mai lui, eh?
lo fa fare agli altri. Negriero, te lo meriti. Ci voleva solo la televisione per farlo lavorare così. Ecco, ci pensiamo noi, ci pensiamo noi. Nonnina, andiamo avanti. Estrarre almeno 10 cassetti tra credenze e armadi della casa e riporli in salotto. Questo è un altro. E l'ultimo, attenzione, vestirsi tutti da arabi. Andate, andate. Nonnina, rimanga qua, rimanga qua. Rimanga qui. È una miseria. Si diverte, nonnina? Molto. Ecco, no, metta sopra il tavolo, togliamo tutto e cominciamo a mettere un po' di robetta qui. Forza, ce ne vogliono 9. Senta, cara nonnina, allora, prima di... Io devo andare a trovare il raddoppio. Sì. Vuole venire con me? Sì. Così lo cerchiamo insieme? Sì. Ecco, mentre lui sta spaccando tutto, venga con me, venga, venga. Dunque, per il raddoppio, mi scusi, signor... Come si chiama lui? Mario. Mario, mi scusi, signor Mario, eh? Devo passare un attimo di là. Ecco, 9 cassetti. Ecco qua, c'è di 9 cassetti. Attenzione, fate, con calma, con calma. Devo trovare il raddoppio. Ecco qua, un attimo. Nonnina, ecco qui c'è la porta, mi scusi. Forza, passate che devo trovare il raddoppio. L'avevo già visto prima. Vieni un attimo, Bingo. Eccolo qua, il raddoppio di questa sera è questo meraviglioso pesce rosso. Chiunque abbia un pesce rosso in casa, vivo, di gomma, di plastica, eccetera, venga nonnina, ce lo porti subito qui in via Luciano Manara. Numero? Numero 19. Numero 19, perché farete raddoppiare la nonnina. Numero 19? Sì. Abbiamo chiesto di portare un pesce rosso, portatecelo subito, perché voi vi porterete a casa non questa meravigliosa nonnina fine 900, ma l'orologio che è di là. Comunque la nonnina è qua, va bene? Sì. Allora, senta, cara signora, io volevo sapere qualcosa a proposito di questa famiglia di pazzi. Ecco, lei se lo ricorda il giorno del matrimonio di sua figlia con Ettore? No, non se lo ricorda? Non mi ricordo. Ma come non se lo ricorda? Non c'era? C'era, sì, ma proprio... Ma come non si ricorda, scusi? La memoria. Inventiamo, come poteva essere secondo lei? Come poteva essere quel matrimonio? In chiesa o in comune? In chiesa. Lei com'era vestita? Di rosso? No, di bianco. Di bianco. Lui com'era vestito? Di blu. Di grigio, ecco. E lei, quando il prete ha detto vuole prendere come moglie, cosa ha risposto? Sì. Esatto, benissimo. Andiamo a scoprire. Signora? Signora, senta, io vorrei conoscerla un po' più da vicino, ecco, perché lei è così simpatica, e anche delle sorelle, e anche una nonnina, che poi è sua madre? No, la mamma di mio marito. La mamma di suo marito, ecco, dicevo. È brava però. Ma veramente simpaticissima, sì. Molto simpatica. Signora, dunque, lei fa l'ostetrica, sì. Che però mi sembra che sia una professione un po' forse superata, o no? Direi di no. Una volta le ostetriche... Direi di no, guardi, da che mondo è mondo si nasce sempre. Sì. E quindi io penso che è un lavoro... Ecco. È un lavoro che si fa da anni, da quando sempre. Da quando è nato il primo uomo. C'era già un'ostetrica. C'era già un'ostetrica. Penso di sì. A Cipicchia. Se non proprio ostetrica, ma una che riusciva ad aiutare. Ecco, quanti bambini ha fatto nascere, signora? Tanti. Ecco. Non le saprei dire quanti. Ma più di 100. Sì, tanti. Più di 1000. Forse sì. Ecco, c'ha un aneddoto o due di un parto particolarmente curioso da regalare a tutte le mamme all'ascolto? E di mamma ce n'è una sola, di ostetrica un po' di più. Ce l'ha un aneddoto? Dunque, sì, forse ecco, posso raccontare. Ecco, andiamo fuori, così possiamo far entrare loro, tra l'altro, anche perché qui si menano. Cosa c'è, signora? La padella, l'omeletta. L'omeletta lo metta anche nelle mani, va bene lo stesso, ovunque, anche nella padella. Lei è prosciutto, mozzarella. È un'altra sorpresa. Ecco, venga signora, che noi ce ne andiamo un attimo di là, se Bingo ci segue, perché così almeno, ecco, intanto lì si vestono, ecco, mettiamoci qui nell'ingresso. Sì. Anzi no, veniamo qua, così almeno siamo più tranquilli. Ecco, dicevo signora, lei c'ha un aneddoto di quando ero, da quando un professa... Un fatto molto molto curioso che è stato alle mie prime armi, sì. Mi hanno chiamato che una signora aveva i dolori, però non aveva finito ancora il tempo, si pensava ad una colica. Sì. Una signora mi viene a chiamare, e io naturalmente vado a vedere questa signora, sì. No? Vado a vedere, la visito e vedo che la signora doveva partorire perché aveva i dolori e quindi sì. Era a buon punto. Sì. E allora a sto punto che cosa ho fatto? Ho cercato di prendere le mie cose, certo, i miei arnesi, certo. I miei ferri e tutto quanto. Sì, sì. I ferri del mestiere. I ferri del mestiere. E corro a casa di questa signora ad assisterla. Sì. Naturalmente dopo un po' sto bambino nasce. Però contemporaneamente avevano chiamato anche il medico perché non sapevano che sta signora doveva... Cioè c'aveva i dolori, sì. E non sapevano se partoriva o era altre cose. E quindi? Quando è arrivato il medico mi ha detto, sfido signora che era urgente la chiamata, dice è già nato. È già nato, quindi mentre era lì praticamente, sì, quindi sì, lei ha preso, se n'è andata, sì, no, il bambino è nato. Io ha dato ho la mano, aspettato che nascesse il bambino, tutto quanto, però quando è entrato il
il medico il bambino era già sul letto nato. Ho capito. Quindi è stata una cosa un po' improvvisata, all'improvviso, che non ce l'aspettavamo. Poi lei può immaginare che dentro questa stanza volavano da tutte le parti asciugamani, pannolini, cose di questo genere, perché non è stata una cosa proprio... No, ecco, ma deve essere molto bello essere, cioè, oltre ad essere mamma, perché guardi, è una professione splendida. Splendida. Però la deve fare solo chi se la sente di fare. Se la sente. Ecco, lei quando invece è diventata mamma, si è messa nelle mani di un altro ostetrico. Di un altro ostetrico. Ah, non di un ginecologo. No. C'era anche il ginecologo, anche perché ho avuto un parto difficile, però l'ostetrica. Ho capito. E senta, invece parliamo un attimo di suo marito, che lo vedo un po' svagato. Sì. Qual è l'hobby di suo marito, per esempio? La pesca. La pesca? Sì. Cioè lui fa la pesca subacquea? No, ha una barca. Ha una barca sua? Sì, e qualche volta va a pescare. E che barca ha? Mica per esempio fotografie, cose... Sì, ho delle foto. Andiamo a vederle, bingo, andiamo un attimo. Dov'è? Dov'è? Ah, di là. Andiamo un attimo. Ah, qui ci sono già tutti i cassetti, tra l'altro manca poco alla fine. Quindi suo marito, io vorrei tra l'altro chiamarlo Ettore. Guardi, questa è la sua barca. Le facciamo vedere. Ah, sta lavando Ettore. Sì, nonnina, ecco qua. Questa barca, è costosa. Quanto è lunga sta barca? Nonna, quanto è lunga sta barca? Non lo so, io non l'ho vista mai. Non l'ha vista? 13 metri, adesso non ricordo. 13 metri? Quanto costano ste barche? Ah, non lo so. L'ha comprata con i suoi soldi? Ecco, suo marito che cosa fa di professione? A parte il lavandaio sul ponte. E questa è sua? Sì. Ecco, ma dove l'ha presa sta barca? È dalla Marina Militare. Cioè lei l'ha rubata ai militari? No, l'ho comprata all'asta dalla Marina Militare. E quanto costa sta barca? Poco. Pochissimo? Pochissimo. Tipo? Sui 600.000 lire. Ah, ci picchia, meno che una moto. Era un rotame. E lei l'ha messa invece a lucido? Nel giro di 3 anni e mezzo. In 3 anni e mezzo lei l'ha trasformata e è diventata questo gioiello. E cosa pesca? Pesco gli sgombri, vado a fare le passeggiate. Ho capito. Senti, io volevo sapere, perché poi dobbiamo verificare i giochi, come vi siete conosciuti voi due? Come è stato? A scuola ci conosciamo da sempre. Ecco, però io so che in ogni storia c'è sempre una curiosità. Sì. Per esempio, la vostra c'è o non c'è? Sì, senz'altro. Ecco, e qual è? Si è fidanzato con me per una scommessa. Cioè? Esatto. Cioè come? Esatto. Perché le chiedevano tutti di fidanzarsi con lei e non accettava nessuno. E quindi lei... Io ho scommesso con tutti che ci riuscivo. E quanto ha vinto? Niente, ho vinto la vinto la moglie. Ha vinto un bel premio. Devo verificare i giochi. Allora, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 500.000 lire. Qui state spaccando tutto. Andiamo a vedere gli altri giochi. Un attimino, devo vedere le frittate. Le frittate, signora. Le frittate dove sono? I giochi, fatemeli vedere. Vieni, bingo. Frittate. Questa sorpresa. Sorpresa. Prosciutto e mozzarella. Altre 500.000 lire, siamo a 1.000.000. Andiamo avanti. Devo vedere ancora che cosa. Vediamo, dunque, quali sono le altre prove? Qui ci sono gli arabi e poi che cosa? È arrivato anche forse il raddoppio. Quali sono le altre prove? Quali sono le altre prove? Ah, ci picchia, me ne manca una. Fate entrare gli arabi. Eccoli che arrivano. Ah, lui sta pulendo per terra. Mi sembra che abbia pulito benissimo. Altre 500.000 lire. Arrivino gli arabi. Arrivano gli arabi e dietro... Forza! Signora, vada a cambiarsi. Entrano gli arabi, uno dietro l'altro. Avanti! Forza! Guardate che meraviglia! Ecco qua, sembrano anche dei fantasmi, degli infermieri, ma non importa. Questa è la più bella, guardateli davanti. Ecco la bambina, signora, si vada a cambiare, intanto facciamo entrare i pesci. Arrivano i pesci. Ragazzi, attenzione ai pesci. Quanti sono? Uno. Quanti sono i pesci? Avanti con i pesci. Due. Prego, entrate. Ecco qua che arrivano i pesci. Un pesce. Ecco qua, due pesci. Avanti, un cane. Un cane pesce. Quattro. Un pesce palla. Devo dare l'orologio, benissimo, manca solo la signora e poi festeggeremo la vittoria di 4 milioni! Complimenti per la trasmissione, noi dobbiamo festeggiare, qui c'è il cane che si mangia i pesci, arriva la signora vestita da araba, eccola qua! Manca Ettore, anche Ettore, comunque avete vinto, dobbiamo mangiare le paste, noi dobbiamo ringraziare le Marche per la grande ospitalità che ci hanno dato questa settimana. La prossima saremo nel Veneto, cominceremo da Verona, quindi amici veronesi aspettateci che arriviamo. Io signora la saluto, prendiamo le paste, patata, portami le paste, portatemi le paste, attenzione, bene, ecco le paste che arrivano. Io le apro davanti a tutti perché sono una delizia che non possiamo non far vedere ai milioni di telespettatori che tutte le sere ci guardano. Prego, mangiate le paste. Io saluto tutti. Vi do appuntamento a martedì da Verona. Grazie e sigla. Arrivederci. Prego. Posso dire una cosa che ho preparato io per
aspettate un attimo, non mandate la sigla perché la signora deve dire una cosa. Datemi il microfono, siamo in diretta, abbiamo pochi istanti. No, altre paste. Se lo sa Voglino impazzisce, non fatele vedere. No, Voglino, scusa, non lo sapevamo. Come sono ste paste? No, sono più buone di quelle di Voglino. No, cosa arriva? Presto signora, dica. Rai 3 è arrivata a casa mia, mi ha portato tanta allegria. Siamo qui con loro a giocare per poter un po' guadagnare. Se poi non andasse bene in questo momento abbiamo scordato tante pene. È finita? Allora. Un consiglio vi voglio dare. Sì? Aprite le porte a chi vi viene a intervistare. Applauso! Arrivederci! Arrivederci! Prega la pasta! Complimenti, guarda che bella trasmissione coi parenti, è la tua sera di emozione, tu sei l'unico campione, complimenti per la trasmissione, complimenti, guarda che bella trasmissione coi parenti. Comando. Mettilo in frigo, almeno fino a quando ci sei tu e la tua famiglia sullo schermo.